Ciao a tutti ragazzi, sono Video Gaming With, cioè che sono tornato, sono su una liana. Vi spiegherò tutto. Sono su una liana perché laggiù in fondo ci sono tipo 120.000 zombie. Ma questo arriva il problema secondario. Prima di tutto vi devo introdurre perché è passato così tanto tempo dall'ultimo video. Allora, cosa c'era dall'ultimo video in mezzo? Le vacanze di Pasqua e quindi sono stato sempre fuori, ce ne con i parenti, bla bla bla. Poi sono stato male, mi è venuta una brutta febbre. E poi, naturalmente, cosa mancava se non c'era la scuola? Sembra che fa tipo, mannaggia. Ok. E sì, quindi, vabbè, ripartiamo subito perché dobbiamo recuperare un sacco di settimane perse. Mi dispiace veramente tanto, ragazzi. Grazie della pazienza, visto che siete... avete continuato a crescere di numero, veramente non me lo merito. Proprio, no, mannaggia. E vabbè, sono su una liana perché lassù ci sono tipo 100 zombie e quindi quando arriverò laggiù comincerà a laggare e a fare un sacco di rumore. Ma perché sto facendo questo? Perché mi sono ricordato che i zombie droppano il metallo. E il metallo, come avete visto dalla puntata scorsa del mese scorso, se vi ricordate, mi serve come il pane. Perciò mi catapulterò sulle pecore e comincerò a uccidere questo mucchio di zombie. Oh mio Dio, vabbè, finiamola in fretta. Cosa c'è di più bello che non vedere nulla a causa di queste palline? Comunque ragazzi, è veramente bello essere ritornati. Continuare a vedere i vostri commenti. Guardate quanto metallo che avevo, due. E un sacco di pale, un sacco di spade che mi serviranno. Prenderò anche un paio di pale. È un iron, questo coso, perché io adesso ho full iron e mi sembra abbastanza buono per finire una volta per tutte. Se esci mi incazzo. No, torna dentro, mi servi dentro. L'hai voluto tu. Adesso devo solo sperare che dalle uova che ho collezionato esca un pollo. Perché sennò altrimenti cominciamo proprio la serie alla grande. Odio la mia vita. Vi giuro, l'odio. Fortuna che qui c'è il dispenser delle uova. Un altro pollo. Neanche. Vabbè. Sì, mi sono fatto un bel po' di esperienza. Mi sono fatto un bel po' di irons. E quindi siamo pronti per tornare alla carica. Dobbiamo, ragazzi, dobbiamo finalmente distruggere quel diavolo di... Da dove si passa? Ah, da là, ho sbagliato strada. Dobbiamo distruggere quel diavolo di dungeon che ha causato un sacco di morti al povero Check. Quindi siamo pronti. Sono tornato, ragazzi. Che bello avervi di nuovo con me. Forza, andiamo alla carica. Adesso ci sarà un taglio a casuale e ci ritroveremo quando, insomma, avrò fatto tutto. Cioè, quando meno ve l'aspettate. Eccoci qua ragazzi, cosa abbiamo fatto nel frattempo. Ho disboscato la mia piantagiona. Vi ricordate della mia piantagiona, vero? Oh, qui c'è qualcosa. Eh sì, vi vuole ancora bene, come vuole bene ancora a me. Anche se non me lo merito, non veramente. Vabbè, comunque, pensavo, Che video di Video Gaming With Check sarebbe senza che si scorda le cose da dire? Ed è esattamente quello che è successo. Cadi. È caduto. Oddio, me lo sono dimenticato ancora. Aspetta. Ah, sì, allora. Naturalmente è un nuovo rientro, c'è una nuova intro, vi piace? Spero di sì. Mi piace, molto bella, anche se non è molto personale. Avrei preferito qualcosa di più personale, ma oh. Se non si può avere tutto, non mi lamento. Qui c'è un bel Enderman che assaggerà la mia spada. E sì, altre novità. Perché non sto giocando a Vita da Pirata, vi starete chiedendo. Cioè, dove è finito Vita da Pirata? Vita da Pirata non è finito. Non è finito. E sì, volevo solo fare un video, quindi ho aperto Minecraft e ho visto che pacchetto c'era e mi sono ritrovato con questo, che naturalmente è il pacchetto dell'ultimo video. Ho detto dai, facciamo un video su questo, poi ci mettiamo a fare anche un video su Vita la Pirata. Quindi ragazzi, Vita la Pirata sarà il prossimo video che uscirà. Non vi preoccupate,
Non vi preoccupate perché la serie non è naturalmente finita. Detto questo, io direi che siamo mezzi pronti per andare laggiù nel dungeon della morte, il dungeon della muerte. E riusciremo questa volta a batterlo? Secondo me no. Voi che dite? Voi dite di sì? Dai, quanto siete teneri? Che credete in Videogame With Jack così ardentemente? Vediamo un po' di farci un martello in più, nel caso, molto probabile che mi serva. Perché avevo una mezza idea di andare giù e tipo andare sempre di martello, così tengo i mob. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che colpo assurdo! Che colpo assurdo! Mio Dio! Ok, qui c'è un buco da dove dovrei entrare, ma preferisco entrare da un lato io. Entriamo da un lato, non ho il coso, il piccone in diamante, perfetto. Mi sa che dovrei entrare da lassù. Piano fallito. Attenzione, piano fallito. Gli Enderman mi fanno paura oggi. Oggi. Allora, 100% di probabilità che se scendo da qua muoio. Perciò ci serve un piano. Scendere da qua e morire. Ecco il piano. Sono cambiati i piani. Naturalmente, perché avrete visto una nota, sicuro. Non ce la faccio veramente, è una cosa impossibile. Per farcela ho bisogno delle cose in diamante. Per farmi le cose in diamante no, non è possibile trovarle, ma è possibile solo comprarle. Perciò io con queste cose non ci riuscirò mai. Però se io queste le trasformo nel Eye of, no, Eye, quelle verdi, non so come si chiamano, non mi ricordo. Però sì, insomma, quelle verdi. E sicuramente ce la farò a comprarmi i cosi in diamante. Perciò ecco il piano. Per poter craftare quelle cose Eye of Ender Eye, credo si chiamino. Non sono molto sicuro, questi rumori mi fanno venire la pelle d'oca, veramente. Assurdo. Sì, per fare quelli ho bisogno della cosa dei Blaze. E perciò io mi reco adesso nella cosa, nel mondo del Nether, per poter mettere in sicurezza quella zona. Cosa? Ci vediamo là. 2 secondi soltanto. 2 secondi. Eccoci qua nella zona del Nether. Naturalmente cominciamo a registrare subito, perché qui è molto 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 facile che io muoia. E dato che sarà un bel divertimento vedermi morire, ve lo faccio assaporare. Ora, da queste parti ci dovrebbe essere una fortezza, ne nella quale all'interno c'è sta il pigman. No, il pigman. Cioè, ho detto pigman perché ho sentito un pigman, però volevo dire. Volevo dire, cosa volevo dire? Blaze, ecco. Te, vai via. Dov'è questa fortezza? Che tra l'altro uno degli obiettivi della mappa è di mettere in sicuro la fortezza. Quindi, se la troviamo e la mettiamo in sicuro, facciamo due obiettivi in un'unica mandata. Due piccioni con una fava. Naturalmente non era qua giù la fortezza, naturalmente, perché capiterà mai che Jack fa una cosa giusta ogni tanto, no. E mi pare di averla vista laggiù in fondo, proprio in questo preciso istante ho visto una cosa mega enormica. Perciò la mia tecnica sarà di scavare fino a raggiungere il punto dove ero prima, assolutamente lo stesso, per poi andare più in basso, per poi scavare ancora. Oh Madonna. Oddio. Ok, pare essere sicuro. Pare che sia sicuro. Non lo so, io non lo so, ragazzi. Veramente non ho un'idea. Mi lagga anche, perciò tipo è roba che cammino e cado. Allora, qui parte la scommessa.
Quanti pensano che Jack cadrà mentre fa questa cosa? Mettete mi piace. Se lo pensate, mettete mi piace che Jack cadrà. Se non lo pensate, mettete mi piace lo stesso. Perfetto. Vi giuro, non l'ho fatto apposta. Ve lo giuro. Ve lo giuro, mi sto rendendo conto da solo di quanto sono pirla. E vabbè. Niente, io trovo questa fortezza e noi ci rivediamo tra poco. È l'unica cosa da fare. Sto quasi per morire, devo far basta. Ok, a tra poco ragazzi. Ragazzi, ho trovato la fortezza e il rumore che sento non mi piace molto. Sinceramente preferirei tornare indietro. Sento dei blaze molto molto vicini. Perciò io direi di dare un'occhiata qua in giro e vedere se li trovo. Perfetto, guarda. Proprio l'ultimo piccone che mi rimane. Ecco. Perfetto. Io torno subito. No, tra poco ragazzi. Fortunatamente l'entrata al posto dove si vede la fortezza non è molto lontana dall'entrata del Nether. E così ho fatto un percorso molto minore. Questi rumori veramente. Questi rumori, signori. Io non so, sono molto vicini. Probabilmente sono, eccoli. Ho trovato il dungeon. Ok, forse un approccio da sotto non è molto raccomandato. Ho un'idea. Innanzitutto tiriamo giù il volume. 6 a 0% si sente qualcosa? Sì. Ok. Ok. Ce la possiamo fare, ragazzi. Questo non è un dungeon difficile. Cosa è successo? Non ci vedevo più per un momento. Vabbè. Porca vacca. Qui ci vuole solo una cosa. Una bella martellata. Oh no, i pigmen. Oh no, i pigmen. Ho colpito i pigmen. Sono un check morto. Porca boia, sono un check morto. No. Non può finire così. Non così. Cosa sta succedendo? Perché quel ragno è morto improvvisamente senza un perché? Stanno succedendo troppe cose strane. Oh mio Dio. Non voglio più vivere. Basta. Morirò. Ah, ma non è possibile. Sì, candele. Candele dappertutto. Così illumina la zona e evitano i mostri di spawnare. Ok, forse sto procedendo per la via corretta. Irrorare. Sentite che italiano. Irrorare di candele tutto il posto. Per evitare che spawnino. E poi rushare. Oh sì, è così che si fa nel videogame with Check Town. Yes. Ho anche un paese chiamato Videogaming with Check Town. Vuoi venire a vivere lì? Utente a caso di nome Francesco? Sei invitato. Naturalmente anche gli altri. No, 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 no. Dai, rotellina! No! Ok. Diamante! Non posso prenderlo. Ehi, no! Stavo per fare un bel tuffo. Sì. Fortuna che me lo sono ricordato. Sarebbe stata una cosa epica. Epicamente felosa. Ecco, proprio questo volevo evitare che accadesse. Ma io non potevo portare un secchio d'acqua invece di lava, no? Naturalmente Videogame Will Check è il suo. Oh mio Dio, l'ho appena bloccato. Ma che cosa mi prende? Ok. No, va tutto bene. Scusate per il rumore. Ok. La mia tecnica si sta funzionando. È la terza volta! Merito di morire. Non c'è altra spiegazione. Merito proprio di morire. Ok. Da questo buco
da questo buco succederà tutto. Ho sbagliato a metterlo. Ecco la mia tecnica. No. Vai giù, Blaze. Giù, giù. Visto che schivata magistrale. No, vai giù. Maledizione. Maledizione. Ok, ok. Ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Quando avrò messo... L'ho messo sbagliato. Oh mio Dio. Avrò messo in posizione tutto il mio arsenale di armi e armore. Vattene via. Sono matto. Sto facendo impazzire. Ok. Ci vediamo tra pochissimo. Anche se mi pare abbastanza interessante vedere come c'è che muoio. Perfetto, perfetto. Ok, forse è meglio allontanarsi, no? Sì, a tra poco. A tra poco. Cosa? Livid è stato ucciso da Livid? Cosa vuol dire? Oh mio Dio, no, 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 dopo questa no, no, veramente. Dopo questa le ho viste tutte, ma guarda quel ghast, guarda quel ghast, guarda quel ghast. Eccomi, scusate per quello scatto d'ira. Sì, ho ritrovato tutta la mia roba, sono molto felice, più questo. E il martello che apparentemente mi ha ucciso. Non si sa come. Però va bene, non farò domande. Non farò domande per stavolta. Io voglio sapere se questo martello può danneggiarmi. Oh mio Dio! Quanto cazzo mi ha tolto! Cosa vuol dire? Non l'hai mai fatto! Ah! Stai lontano da me! Dammi quella barra di Blaze, dammi quella, mi serve. Ok, ok, questa è una farm niente male, una farm di Blaze niente male, sì sì, sì sì. Ok, forse no, no. Dammi quella barra di Blaze, voglio quella barra di Blaze. Ok, 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 ci siamo fatti una specie di farm, molto carina. Te spegniti fuoco, per favore, grazie. Perciò aspettiamo che Blaze si avvicinano, naturalmente. E poi li massacriamo. Qual è il modo migliore di prenderlo? Guardate quante ne ho prese già. Tre. Ne ho prese proprio poche. Sto per morire, forse è meglio ritirarsi. Arma maledetta. Oh, ok. Forse è meglio ritirarsi. Sì, sì, decisamente. No, ho perso anche il pane, perfetto. Perfetto. Diamante. Diamante. Ok, ci vediamo alla base. E sì, se no metto in pausa e metto in sicurezza la zona, se no ci rivediamo. Perché la serie sta andando avanti lentissimo. Non sto facendo praticamente niente, a parte che morire. Quindi metto in pausa, ci vediamo quando la base è finita. Addio. Addio. Mondo crudele. Ok ragazzi, eccoci agli aggiornamenti di come sta andando. Allora, volevo mettere in sicurezza la zona partendo dal tetto. Infatti come vedete, non so da dove, però potete vedere. Ecco, sono sul tetto del coso e volevo andare pian piano di sotto distruggendo tutto. Praticamente volevo fare tipo distruzione graduale. Oh mio Dio, cosa c'è qua dietro? Cosa non c'è qua dietro? Ma nel frattempo ho pensato di dire, no? Scavando sul tetto ho visto che c'erano gli spawn di Blaze qua. Allora ho detto, perché non farci una bella farm? Infatti, dove vedete il blocco di terra, vuol dire che esattamente tre blocchi sotto c'è. Ma perché continua a spawnarsi qua? Voglio chiedermi. C'è anche la torcia lì vicino. Mettiamocela qua, guarda. Ta. Ah, è qui lo spawn degli scheletri, guarda, che bellino. Ok. Io mi sono chiesto, perché non farci un bel coso, una bella farm di Blaze? E poi mi sono detto che se non smette sto Blaze di... Madonna! Ah. E poi ho detto, va bene, check, facciamolo. Ed eccoci qua.
Praticamente tre blocchi sono lo spazio necessario al blaze per spawnarsi. 3 o 4 blocchi, mi sa 4 infatti, perché sennò quello blaze non spawnava. Ma vabbè. Quindi sì, adesso vado un po' più sotto, cercando di prendere quella chest perché ancora non l'ho presa, ragazzi, madonna. Perché qui vicino c'è un altro spawn di blaze. Proprio esattamente vicino a quell'altro. Infatti mi sa che è abbastanza impraticabile questa cosa. No, ho bisogno di acqua. Via, 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 via. Non posso morire ora. No, l'ho ucciso. Che culo. No, no. No. Volevo far bella figura con i miei iscritti, ma vabbè. Comunque, ragazzi, è passato veramente tanto tempo da quando ho cominciato a fare quella farm di Blaze, quindi direi che l'episodio finisce qua. E vado a riprendere tutta la mia roba. Speriamo che quel pigman non ce l'abbia con me, se no sono fottuto. Perché li ho picchiati. Oh mio Dio, visto che si girava ho preso un colpo. E sì, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.